volley rosà nasce nel 1994 da una costola della polisportiva rosatese con l'obiettivo di dare un'impronta agonistica al volley maschile. Con gli anni è cresciuto e si è potenziato, aprendosi anche al settore femminile. Noi femminili abbiamo circa dai 85 ai 90, diciamo, ragazze che distribuite sui vari livelli. Partendo dal mini volley, poi copriamo tutte le fasce tipiche, diciamo, del settore giovanile, quindi dall'under 12, under 13, under 14, 16, 18. Mentre oltre il settore giovanile abbiamo una squadra che attualmente sta disputando il campionato di prima categoria. Ecco, per quanto riguarda invece poi il maschile, lì i numeri ovviamente sono inferiori. Per il settore giovanile abbiamo una squadra under 14 e una dell'under 16. La prima squadra milita in una categoria davvero prestigiosa per il territorio. La prima squadra nostra maschile attualmente sta frequentando il campionato di B2. Sono due anni, diciamo, che siamo approdati a questa categoria e questa scelta è dovuta al fatto che per una città come Rosà era importante presentarsi con una squadra di livello nazionale. Abbiamo fatto i nostri bravi sforzi per arrivarci, ci siamo arrivati con le nostre gambe, con le nostre mani e tuttora stiamo appunto rispuntando questo campionato e ci vede, diciamo, posizionati al centro classifica. Stretta tra Cittadella e Bassano, Rosà punta alle scuole per fare promozione nel territorio. Noi comunque dobbiamo fare un'azione abbastanza mirata, soprattutto a livello delle scuole, per promuovere la nostra società sportiva, perché sicuramente una città di 12-13 mila abitanti ha potenzialmente i numeri per poter, diciamo, avere grossi numeri anche fra le nostre fila. Oltre alla B2 c'è una seconda divisione maschile dove si crescono giovani talenti con un obiettivo preciso. Abbiamo deciso, tra virgolette, di lavorare un po', cominciare a lavorare sul settore giovanile, anche perché a Vicenza siamo un po' carenti. E si è deciso di fare questa seconda divisione e di far lavorare soprattutto i ragazzi del 94-95 e per farli crescere tecnicamente e farli assaggiare un campionato più, tra virgolette, impegnativo. E loro, gli atleti, sanno bene quali sono gli obiettivi. Ognuno deve impegnarsi prima di tutto nel proprio ruolo. Cercare di palleggiare bene e migliorarmi sempre di più. La seconda divisione può contare sull'importante apporto di qualche giocatore di serie B2 che dà una mano ai compagni più piccoli. Segno questo della collaborazione tra le formazioni del Rosà. Io personalmente sono un giocatore della B2 che viene a dare una mano alla seconda divisione e quindi oggi sono venuto qui a cercare di dare man forte alla squadra e comunque c'è possibilità per tutti comunque di arrivare con tanto impegno e tanto sacrificio in allenamento. E proprio Michael è l'esempio di come si possa arrivare in B2 direttamente dalle categorie giovanili. È da 5 anni che gioco nel giovanile Rosà e ho fatto 2 anni in Serie C, uno in Serie D e adesso in B2. I giovani sono cresciuti a Rosà ed altri lo stanno ancora facendo, come gli atleti dell'Under 16. Ce ne sono un paio di buoni, tutto ancora da costruire, qualche bel elemento, infatti è già selezionato e sta facendo allenamenti con la rappresentativa di Vicenza, qualcuno è chiamato anche in regione, però è tutto da vedere, insomma. Un grande lavoro al volley Rosà, che non si limita soltanto all'aspetto tecnico. La società infatti punta alla riqualificazione dei dirigenti. Vogliamo migliorare quella che è la qualità, diciamo, del pallavolo rosatese. E infatti a questo scopo stiamo un po' riqualificando quelli che sono i dirigenti, quelli che sono gli allenatori, per dare, diciamo, alla città di Rosà un servizio rispondente alle aspettative della cittadinanza. E chiaramente questo è un grosso impegno perché dobbiamo migliorarci, dobbiamo qualificarci molto di più anche a livello dirigenziale per poter dare un servizio completo.